Luca Bete di Striscia la Notizia, ormai di casa all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. Da anni in giro per l'Italia con il suo tour motivazionale rivolto ai giovani, questa mattina è stato a Pescara con la prima tappa, dopo la pausa estiva, del suo Impariamo ad amarci. Accolto da liceali e matricole in una gremita aula 31 al plesso universitario di Viale Pindaro, Luca Bete con la sua travolgente simpatia ha dato il via al consueto gruppo d'ascolto, dando la possibilità ai presenti di dare libero sfogo alle proprie idee e riflessioni con un solo scopo, quello di scambiarsi solo messaggi positivi, di piena umanità, inclusione e soprattutto amore. Volersi bene è l'unica medicina e i giovani di oggi ne hanno, come non mai, davvero bisogno. Messaggio chiaro contro coloro che usano i social per creare scontri e polemiche, gli haters e, prendendo spunto da una notizia dei giorni scorsi, anche una frecciatina a Fedez e Tony F. Per un giorno Pescara è capitale dell'ottimismo, dell'entusiasmo, del coraggio, con un claim bellissimo. Impariamo ad amarci, per ribadire quanto sia importante voler bene a se stessi, voler bene agli altri, in un periodo in cui si parla tanto tra i ragazzi di dissing, con degli esempi che secondo il mio punto di vista sono un po' discutibili e anche molto proposti mediaticamente. Ecco, io dico, rispondiamo con il sentimento più bello, l'amore, che può darci la possibilità veramente di continuare con coraggio e con fiducia a urlare, non ci ferma nessuno. La visita di Luca Bete coincide con il Welcome Day per tutti i ragazzi che si apprestano ad affrontare lo straordinario percorso universitario. Sì, sarà una serie di giorni importanti in cui abbiamo di seguito la visita di Luca Bete, il Welcome Day, il Graduation Day domani e poi la notte dei ricercatori. Senza che ci fossimo messi d'accordo, lo slogan di Luca Bete, Impariamo ad amarci, è molto simile a quello che noi abbiamo per la notte dei ricercatori, We Care, con il cuore, che vuol dire ci prendiamo cura. È un messaggio positivo da parte di entrambi, vuol dire che sentiamo entrambi la necessità di trasmettere messaggi positivi ai nostri ragazzi e impararli a uscire fuori dalle brutte situazioni create dagli haters, dalle persone cattive che specialmente sui social imperversano.